Croft, es un otro. No, no. Flores, come te la passi? Bene, bene, sai, al solito. Abbiamo un testimone, forse. Il giardiniere, si chiama Ciro. Ragazzi, lui è il tenente Nanali. Tanto piacere. Piacere, signore. Cosa sappiamo? Signor Crawford? Chi parla? Sono il tenente Robert Nanali, negoziatore di ostaggi per la polizia di Los Angeles. Signor Crawford? Coraggio. Voi due, venite. Solo lei, prego. Signor Crawford, sto per schiudere la porta solo un po', d'accordo? Salve. Salve. Posso chiamarla Rob? Certo, sì, se lo desidera. Tanti vampiri là fuori. Signor Crawford, che ne pensa di darmi la pistola? Così posso prestare più attenzione a quello che dice, va bene? Questo è il suo colpo migliore, Rob? Per così dire. Una proposta, lo faccio se lo fa lei. Entrambi mettiamo giù le pistole, le appoggiamo a terra e ci allontaniamo. Così potrà prestare attenzione a quello che dico. D'accordo, ma le devo chiedere di mettere giù la sua per primo. Poi alla mia parola, se ognuno cede su qualcosina, vedremo cosa fare per soddisfare le sue richieste, va bene? Lieto fine, allora. Signor Crawford, il suo giardiniere ha detto che sua moglie... Tom. Mi scusi? Può chiamarmi Tom. Tom? Bene. Tom, sua moglie è qui? Sta bene? Non credo, no. Le ho sparato. Ha sparato a sua moglie? È come se all'improvviso mi sia scattato qualcosa. Ho preso la pistola e le ho sparato alla testa. So che è sbagliato. Mi sta ascoltando, Rob? Oh, Dio santo! Ho letto che il posto giusto per sentire le pulsazioni è l'arteria femorale. È nell'interno della coscia, in alto. Perciò, se le infila le dita sotto la gonna, la troverà.